Sono arrivati primi sulla pedana varesina, testimonianza della generosità, della voglia di arrivare, di primeggiare. Una bella gara, una bella vittoria, un bel sorriso ovviamente. Un commento adesso da parte vostra. Una bella gara, sì, abbiamo avuto i nostri problemi come al solito, ho un po' di sfortuna che non mi molla. Nelle ultime due prove sono rimasto senza il cambio, quindi è stata un po' thriller. Avevamo un buon vantaggio, però proprio senza il cambio, nel senso proprio senza la leva del cambio. La leva, si rischia sempre di non arrivare a Como. Non sono arrivato per una stupidata, qui ci è mancato poco, però dai, alla fine ce l'abbiamo fatta e ci prendiamo anche noi le nostre soddisfazioni prima o poi. Giustamente, una vittoria che ti fa pensare a qualcuno, qualcosa in particolare, una dedica ce l'abbiamo? Ma sicuramente la dedico ai miei amici che ci tengono tanto e mi aiutano sempre, e alle mie donne là che mi sopportano. Due sono qua, una non c'è, però sai, devono sempre sopportare e mandare giù amaro qualche volta per questa passione un po' folle, eh? Ma appagante, come possiamo vedere. E uno, e la vittoria che vale il primo gradino del podio, quello su cui devono salire i vincitori, e appartiene a Volpato Sordelli. Chicco Volpato Sordelli, Ford Escort, curata dalla GM Racing Team Bassano. 42.05 netti il tempo totale dell'equipaggio della Ford Escort numero 201. Ed eccoli qui, andiamo anche
a chiamare, a premiare il sodalizio. Logo agli ultimi attimi di adrenalina con lo spumante del cielo varesino. Il tramonto inizia a colorare il cielo della Schiranna.